il cippo onorifico greco di Seias Pes, 154 d.C., dagli scavi archeologici di Santa Restituta all'Acqua Menodischia l'Antica Pitecustai, il ritrovamento del cippo marmoreo di Seias Pes. L'epigrafe greca è incisa su una base di marmo. Si trovava murata nella chiesetta di Santa Restituta e fu portata alla luce durante i lavori degli scavi voluti da don Pietro Monti nel 1952. Una volta liberata e ripulita, fu possibile leggere l'iscrizione sistemata ora nel sagrato della Chiesa. Per Giorgio Buchner appare improbabile che la base sia veramente originaria dell'isola di Ischia, ed è invece molto più probabile che provenga da Napoli e che sia stata trasportata all'Accameno per essere qui riutilizzata nella Chiesa di Santa Restituta. Il testo greco-napoletano del 154 d.C. Lettura erasmiana Seians pen, seium os andros, taumios santos agoranome santos tiucatera, Nicesas an stadion buleutontiugateras, italide lambda theta, aneteken leucios cocheios priscos, aner dogmati bules. Traduzione letterale di Giorgio Buchner. A Sei figlia di Seio, uomo liberale, che fu questore ed edile, la quale vinse alle corse, le figlie dei magistrati, nella trentanovesima Italide, il marito Lucio Cocceio Prisco, per decreto del Magistrato dedicò, mia traduzione libera con commento. A sei aspessa, Figlia di Seio, un uomo liberale, nobile, tesoriere, amministratore dei beni pubblici ed agoranomo, presidente dell'Agorà Mercato Foro Napoletano, per avere vinto nella gara dello stadio, la corsa a piedi di 180 metri, le figlie dei Buleuti. Magistrati, nella trentanovesima Italide, 154 d.C., eresse, pose questo cippo marmore onorifico il marito Lucio Cocceio Prisco per decreto della Boulè, Parlamento napoletano. Analisi linguistica. Seianspen accusativo singolare femminile, a asseia spes, seiu, genitivo singolare di seios, di seio, leiberaleos, genitivo singolare di leiberalis leiberaleos, liberale, nobile, andros, genitivo singolare maschile di aner andros, uomo, TAMIEU SANTOS genitivo singolare maschile del participio auristo primo sigmatico del verbo TAMIEU esercito la carica di TAMIAS amministratore pubblico tesoriere questore AGORANOME SANTOS genitivo singolare maschile del participio auristo primo sigmatico del verbo AGORANOMEUO esercitò la carica di edile presidente del mercato Agora. Tiugatera, accusativo singolare femminile di Tiugater Tiugatros, in inglese Doda, figlia. Nikesasan, participio congiunto, accusativo singolare femminile dell'Auristo I sigmatico del verbo nicao vinco per aver vinto dopo la vittoria stadion accusativo singolare neutro di seconda declinazione stadion la corsa a piedi dello stadio 180 metri buleuton genitivo plurale maschile del sostantivo buleutes buleutù dei magistrati italide italide i giochi napoletani isolimpici istituiti dall'imperatore Cesare Augusto nel 2 a.C. Lambda Theta con apice in alto a destra vale 39 nella numerazione greca napoletana ancora nel 154 d.C. Aneteken Indicativo oristo cappatico, terza persona singolare di anatitemi pose eresse, leuchios lucius lucio con parentesi quadra come segno diacritico ad indicare la deduzione dell'autore dal contesto in mancanza di alcune lettere. Cocheios, coceius coceo priscos priscus prisco. Aner, nominativo singolare di Aner andros, uomo vir, marito. Dogmati, dativo singolare di dogma dogmatos per decreto. Bules della bule, magistratura, Parlamento napoletano. Il luogo della volontà del buloma e del volo, del vulì, dei cittadini e suoi rappresentanti. I giochi italici isolimpici a Napoli in onore dell'imperatore di Roma istituiti e voluti dallo stesso Cesare Augusto nel 2 a.C. Italide, i giochi italici a Napoli. Cito dal testo di Don Pietro Monti, Ischia archeologia e storia. Gli Italica Romagna Sevasta Olimpia letteralmente giochi italici romani in onore dell'imperatore Augusto ed uguali, pari alle Olimpiadi. Questi giochi costituiscono il sintomo più valido della persistente grecità della Neapolis Napoli durante l'impero romano. Furono infatti soprattutto nei primi tempi, dopo la sua istituzione direttamente da Augusto nel 2 a.C., tra le manifestazioni agonistiche di più ampio rilievo e di più larga risonanza che avevano luogo nelle regioni ellenizzate del mondo antico e certamente i giochi più importanti in occidente istituiti in onore di Roma e di Augusto e parificati per grado e caratteristiche ai giochi olimpici in ludi italici i ludi italici si svolgevano secondo un rigido programma di cui resta notizia Oltre che nelle fonti letterarie ed epigrafiche, in una iscrizione marmorea rinvenuta ad Olimpia in Grecia e che è copia del manifesto dei Giochi diramato dal Senato napoletano verso la fine del I secolo d.C. Nessun premio in denaro era previsto per i vincitori delle gare atletiche ed equestri della prima parte dei giochi. L'unica e perciò più ambita ricompensa consisteva in una corona di grano che veniva depositata con pompa magna nel ginnasio della città. L'importanza e la notorietà dei giochi isolimpici napoletani sono documentati, oltre che dal ricordo rimasto nella tradizione letteraria, e dal gran numero di epigrafi agonistiche in cui sono citati gli imperatori Augusto che vi assistette anche pochi giorni prima della sua morte nel 14 d.C., l'imperatore Claudio nel 42 e l'imperatore Tito che li presiedette per ben tre volte nel 74, nel 78 ed 80 d.C. fino al cadere del IV secolo d.C. I giochi italici isolimpici attiravano spettatori ed appassionati da ogni parte dell'impero romano e furono decantati dai retori e dai poeti delle scuole greche. La gara dello stadion La corsa a piedi dello stadio era normalmente la gara più importante, e infatti veniva disputata per prima nei Giochi olimpici. La corsa a piedi dello stadion corrispondeva ad una distanza variabile a seconda delle località, da metri 180 a metri 200. Stadio era anche il nome dell'edificio in cui tali gare si svolgevano. Altre gare di corsa erano il Diaulos Diaulos o doppio stadio ed il Dolicos Dolicos gara di fondo che veniva disputata in una distanza variabile da 7 a 24 stadi. Le donne e dei giochi napoletani isolimpici. Questa iscrizione di Sei Aspes ci fa sapere, per la prima volta in maniera chiara ed evidente, che anche le donne partecipavano ai ludi napoletani. Cosa che nell'antichità era vietata, ma veniva praticata soltanto in poche città storiche, Sparta, Elide, Cirene nelle quali anche le ragazze erano ammesse alle pubbliche gare ginniche. Le vittorie nelle competizioni sportive non prevedevano solitamente premi in denaro, era infatti la gloria, con la deposizione di una corona sulla testa, ad essere la vittoria che tutti tutte desideravano. Infatti, i vincitori delle competizioni sportive godevano di enorme ammirazione e considerazione sociale. Ma proprio Sei Aspes ci racconta un'altra anomalia. Ai giochi sportivi, secondo le regole dettate anche da Platone, potevano partecipare alle competizioni femminili. Le donne non sposate con un'età dai 16 ai 24 anni. Sei Aspes era infatti già sposata. Sappiamo anche che negli anni successivi ci furono altre due donne vincitrici dei giochi napoletani olimpici, Emilia Rectina e Flavia Thalassa.